Fratelli e sorelle, una buona giornata in compagnia del Signore Gesù e della Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Matteo. Venuta la sera, Gesù si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà». Oggi, mercoledì santo, il Vangelo ci porta immediatamente in quella stanza ben preparata al piano superiore, dove Gesù ha voluto anticipare la cena pasquale con i suoi discepoli. Domani sera, giovedì santo, saremo nei cenacoli delle nostre chiese per commemorare il dono dell'Eucaristia, del sacerdozio ministeriale e del comandamento nuovo. La passione del Signore inizia nel cenacolo, è la passione della sua anima, una sofferenza che scaturisce dalla percezione dell'imminente scatenarsi delle forze del male che si abbatteranno su di lui. Una sofferenza resa più pesante dalla consapevolezza del tradimento e dell'abbandono dei suoi discepoli. Inizia il momento della prova, della lotta contro lo spirito del male, che si scatenerà per demolire la fiducia incrollabile del figlio che pone tutta la sua vita nell'amore del padre. All'inizio della cena Gesù manifesta apertamente il suo dolore. «Uno di voi mi tradirà». Sono parole che hanno scosso i discepoli. Il Vangelo dice che ciascuno chiese a Gesù: «Sono forse io?». E Gesù mette Giuda davanti alla verità del suo tradimento: «Tu l'hai detto». Gesù non è venuto per condannare, ma per salvare. Ma per salvarci dobbiamo fare verità in noi stessi. La verità, quando è conosciuta, aiuta a prendere coscienza del male, perché possa aprirsi la strada del perdono. Ma c'è anche la tremenda possibilità di rifiutare questo perdono, quando il cuore si chiude alla speranza e si lascia trascinare dal vortice del male. Il perdono di Gesù è più grande di ogni nostra infedeltà. È questo che noi facciamo fatica a capire. Gesù in croce continua a rivelarci questo amore. Chiediamo in questi giorni una grazia speciale. La grazia del pentimento per i nostri piccoli o grandi tradimenti, la grazia di credere fermamente che il perdono del Signore è più forte di ogni infedeltà. Sia lodato Gesù Cristo e buon inizio domani del Triduo Pasquale.